È importante trovare persone che con l'esempio, con la vicinanza, con la discrezione, che contraddistinguevano il nostro fratello Mino nel suo lavoro, che non era per lui soltanto un lavoro, ma era proprio una vera e propria, diciamo così, vocazione educativa, come è stato detto da tanti. Ecco, c'è bisogno di uomini che aiutino i nostri ragazzi come educatori. Calciatori, dirigenti e tifosi di ieri e di oggi, del Como e dell'Atalanta, ma anche di altre realtà sportive, si sono stretti oggi in un ultimo abbraccio a Mino Favini, scomparso a 83 anni. Attorno ai familiari del calciatore, ricordato soprattutto per il suo ruolo di educatore, allenatore delle giovanili e scopritore di talenti, si sono strette tantissime persone che hanno voluto testimoniare il loro affetto e ricordare il ruolo fondamentale svolto da Mino per centinaia di giovani. Una figura come quella del nostro fratello Mino che ha dedicato, ecco, la sua vita prima nello spendere il suo talento ricevuto, ma poi anche nell'aiutare tanti giovani a scoprire i propri talenti. Ecco, penso che sia una vita che ci dice proprio il fatto che ciò che conta è saperlo scoprire, saperlo riconoscere il proprio talento, per poterlo poi mettere a frutto. Ci vogliono persone che aiutino i più giovani a scoprire per cosa valga la pena giocarsi nella vita. Sulla bara, tra i fiori bianchi, sono state sistemate le maglie del Como e dell'Atalanta, sicuramente le squadre più importanti nella vita e nella carriera di Mino. Correttezza, educazione, rispetto, umiltà, disciplina, determinazione. Erano valori che facevano parte del suo carattere ed erano le prime cose che il mister chiedeva ai suoi ragazzi. Da buoni figli, facciamo in modo di non disperdere ciò che il mister ci lascia. Facciamolo nostro, diventiamo esempi e diffondiamolo. Solo così cresceranno ancora ottimi calciatori e di certo grandi uomini. Arrivederci, mister. Grazie di tutto.